Questo videoblog è iniziato così con l'entrata nell'appartamento. Questa è la vista antipiccione nel nostro appartamentino. Ah, vedo, per fare il videoblog. Che ho perso tutto quello della Grecia. Questa è la stanza dei miei amici privata. Castello, il cortile castello di Vivel, e siamo nella zona dove è stata in pratica sepolta la settima gemma del chakra di Shiva, dietro questa porta in pratica. Tony sta cercando di assorbire dell'energia, senti qualcosa? C'è qualcosa dietro di te, la senti? Ok, hai preso un po' di energia vitale per oggi. Ebraico, si chiama K Kizini, qualcosa così. Non c'è nulla di ebraico a parte questi murales comunque carini. Possiamo essere detto di sopra ebraici, eh? Fai l'ebraico. Fai l'ebraico, guarda. Si usa sia unico. Strada. Strada, ma si usa sia in Croazia. E nell'estropa molte parole sono. Le parolacce sono simili, ad esempio. Io ho constatato. Questa è una delle arterie del quartiere ebraico, visto che Tony Sopp non vuole fare più il suo documentario, tipico cibo polacco. Aspetta, c'ho sono crauti. E non abbiamo capito cosa sia. C'è l'ingrediente magico. Che cos'è? Mangialo, Tony, dici? Sapore, consistenza, cosa sa? Noi, io suppongo sia un fungo o un rognone, tipo. Fungo. Fungo, aggiudicato. Ah, la sapevi. Quindi stiamo entrando nella piazza centrale di Cracovia, incontriamo un po' di gente del posto, dei locali. Non è una pura questa. Puzza di kebab. Sì, c'è questa puzza di spezie. Parla mentre, Tony, digli cosa abbiamo visto. Allora, ciao a tutti. Benvenuti nel nostro blog. Che ormai faccio io col mio cellulare, non ho capito perché. Vabbè, visto che ha comprato la cosa cinese, dice che è meglio di quella. Non l'ho detto, anzi, i video tra l'altro li fa male Huawei. Vabbè. Per la cronaca. Niente, siamo qui a Cracovia, siamo al secondo giorno. Cazzo è sta cosa? L'uomo specchio attento ti potrebbe riflettere. Potrebbe fare riflettere, Tony. Che non è mai successo. Il gesto non è mio. Ti ha fatto un gesto comunque. Tipo, ho detto Napoli in merda. Mi è sembrato di captare delle parole. Abbiamo una rissa. Forza Inter, dicevo. Ma poi non penso credo. Che sia nella lingua polacca esista questa parola. Proprio casomai, vabbè, Juve e Napoli. Juve. Merda. Napoli, Milik. Tieni. Allora, dobbiamo fare come per il tassi. Allora, dopo essere stati entrambi in Thailandia in periodi diversi, stiamo andando in un locale chiamato Buddha in Cracovia. Vediamo come va a finire. Savatika! Si ricorda pure i saluti. Un saluto in thailandese. Allora, sono entrate sulla destra loro. Comunque, vogliamo riprendere per l'ennesima volta la piazza più grande del mondo? Sì, la riprendiamo. Le 3 di notte, Tony Sopp fa la differenziata a Cracovia. Ha questa voglia di riciclare la carta e la plastica in maniera diversa. Sì, almeno questo rispetto. Giusto. In questa cosa la voglio rispettare. Perché vedo che è una città. Dopo che è appena scampato un agguato. Vabbè, di cui non però se ne fosse una camicia di cazzo. E fa, ci ha pissato una camicia, non ne parleremo davanti alle telecamere. Ho rotto tutti i bottoni, ma buttate. Testa di cazzo. Troia. Troia, mignotta. Non essere volgare con i nostri utenti su YouTube e poi i nostri followers. È vero, è vero. Seguiteci sempre. Seguite le nostre scarpe anche. Sì. Allora, siamo arrivati alle 3:30 e qualcuno non ce la fa più. Che cazzo, sono da stamattina, tra vodka, birre, vaffanculo.
vuoi dire qualcosa? Non dire parolacce che vanno su internet queste cose, Tony. Non essere volgare. Gli amici del blog sanno. Ah, vuoi dire qualcosa ai tuoi followers? Yeah, allora, amici del blog, ascoltatemi. Venite a Cracovia, non per Cracovia in sé per sé, ma quello che vi offre Cracovia. Ed è un puttan tour, non è differente. Quindi visitatela, quello che ha del drago, c'è il drago, Papa Vipila, Auschwitz, Chakra. Chakra. Prendete l'energia, infatti ho un'energia ancora nel braccio destro che non finisce, data da Shiva, che è colui che crea e poi distrugge. Questo è per allacciarci al discorso della, dell'India. E... non è che prego al, al Foggia. E poi odio Foggia. Ma perché? Perché Foggia odia Napoli e la Campania. Quindi io odio Foggia. E non vorrei odiare la, tutta la Puglia, però... sulla faccia dell'alce appesa, vera forse, una renna. Chiudiamo questa serata, direi, con questa scena pietosa. Chiesa di Santa Croce ha la sua sede il sacerdozio artistico e per questo durante la messa domenicale vi si possono incontrare alcuni attori famosi del vicino teatro Juliusz Słowacki. Allegoriche che patrocinano il teatro. Poesia, dramma, commedia, musica, opera e operetta. Già nei primi anni della sua esistenza diventò il palcoscenico nazionale e marcò le tendenze nella formazione del teatro polacco contemporaneo. La scena può vantarsi della celebre cortina del pittore Henryk Szemirazki, la quale viene abbassata solo durante l'intervallo principale. Costruzione delle mura fortificate. Insieme con il fosso circondavano tutta la città vecchia e nel corso dei secoli furono più volte ampliate, fino a raggiungere il loro sviluppo ottimale con numero massimo di 47 torri. Elemento più importante nella parte nord delle fortificazioni della Cracovia medievale. Fu costruito a cavallo dei secoli XV e XVI per rafforzare la difesa dell'entrata principale alla città vecchia, ossia, ecco, venne innalzata la statua del re Ladislao Wiagiello, che ricorda la vittoria storica delle forze congiunte dell'esercito polacco-lituano contro l'ordine teutonico. Si tratta di una delle battaglie più grandi di San Floriano, si fermarono nel luogo in cui si trova oggi la chiesa e non si mossero fino a quando non si fosse deciso che la chiesa sarebbe stata costruita. La chiesa fu distrutta varie volte da incendi e ricevette la sua forma attuale in stile barocco tardivo circa 300 anni fa. Nel tesoro sono conservate le reliquie di San Floriano, il santo patrono di Cracovia, e un reliquiario gotico a forma di torre. E un cabaret nel sotterraneo. È uno dei luoghi d'incontro preferito della bohème artistica di Cracovia. La piazza doveva essere occupata da edifici commerciali ed effettivamente così era nel Medioevo. Al giorno d'oggi la piazza del mercato è un luogo di grande vivacità, di giorno come di notte, in Europa centrale. Fu costruita al posto di una chiesa romanica distrutta durante un'invasione tatara. Secondo la leggenda, le torri della Basilica di Santa Maria furono costruite da due fratelli. Uno di loro uccise l'altro, oggetto di invidia poiché più talentuoso, e la torre del fratello defunto rimase incompiuta. Ora ha funzione di campanile. Dal secolo al XVI, tutte le ore viene suonato un segnale di tromba dalla torre più alta, che misura 80 metri. Questa tradizione è collegata alla leggenda del famoso guardiano, il quale per primo suonò l'allarme dopo aver visto avvicinarsi le orde dei tatari. Riuscì a mettere in guardia la città prima dell'attacco, ma prima di aver terminato la melodia, una freccia barbara trapassò la sua gola con precisione. A memoria di questo fatto, la melodia ancora oggi suonata si ferma improvvisamente. Nonostante molti danni e ricostruzioni,
è un monumento di grande valore. La torre misura 70 metri di altezza. La sua entrata è sorvegliata da una coppia di leoni e dall'interno è presente, nel periodo estivo, un'esposizione della succursale del Museo Storico di Cracovia. Il sotterraneo del municipio era una volta una taverna dove gli ospiti ubriachi si trovavano oggetti di antiquariato e di culto religioso. La piazza è circondata da caffè originalissimi e ristoranti alla moda. Anche in Sanda di Zoom questa è all'esistenza qui di quattro sinagoghe, cosa che non si ripete altrove in Europa, diverse case di preghiera, una mikveh, due cimiteri e la sede del consiglio della comunità ebraica. Durante la seconda guerra mondiale la sinagoga a Nagurze fu distrutta, così ora rimangono solo tre luoghi di culto. La segni di attenzione sono le insegne conservatesi da prima della guerra. As you can see, for example, the last one, there was the grocery shop, so you have butter, jams, vodka, pickles, everything, how it was sold. There was a joiner and carpenter, so there was a rushing horse, and the tailor was the first, so there was some old sewing machine. Sono sgombrati. Al loro posto, in una zona di 20 ettari, là dove c'erano 320 edifici, furono stipati circa 15.000 ebrei. Durante l'esistenza del ghetto, il suo numero variava, aumentando periodicamente fino a 18.000. Di conseguenza, la superficie per persona non superava i 2 metri quadrati. Il ghetto fu circondato da un alto muro. Portavano fino a qui quattro porte. La prima sulla piazza della Concordia, la seconda all'uscita della strada Augusta, la terza all'uscita della via Limano Schiego e la quarta porta principale stava sul confine tra via Limano Schiego e Riner Popuscu. Dal mese d'ottobre del 1941 il ghetto era controllato e il superamento dei confini senza un permesso era punibile con la morte. Si occupavano della corrispondenza, preparavano i documenti falsi per agevolare la fuga, cercavano le medicine e compravano prodotti alimentari. Dato che la farmacia si trovava accanto alla piazza della Concordia, il suo personale fu testimone di tutti gli eventi crudeli che vi ebbero luogo. Pankiewicz li descrisse in un libro in... Agenzia. L'ho già vista la seconda. What was the name of the church? St. Joseph. St. Joseph. As you can see, they even fitted the John Paul figure of John Paul next to the window. He's been really everywhere in the city. It's quite impressive. But what is also... È super ricco, aggressivo. Cioè, gli sta rivomitando il cibo. Ponte che non mi ricordo assolutamente il nome, ma è figo perché ci sono queste sculture appese. Poi c'è la chiesa e non ci ricordiamo il nome neppure della chiesa. E questi murales particolari, oltre a questi ristoranti. Ah, scusate, grazie. Ammiriamo da vicino questo ponte particolare, incredibile. Qualcuno si mette a fare foto pure. Il nanetto malefico. Questi sono davvero in equilibrio precario. Yuri Keki. Capelli bianchi di nuovo vecchio. Tu. Ed ecco beccato Tony Soppa intento a spiare i suoi... le sue prede con la sua macchina fotografica da pervertito. Scendiamo. Seguiamo le nostre nuove amiche. Ci andremo a ubriacare insieme. Quello dicevo che era il simbolo massonico, l'occhio col triangolo, la piramide, però in realtà è anche il simbolo della Trinità. E adesso, cari telespettatori, avete scoperto una nuova chicca.
sta per arrivare una foto incredibile che farò col riflesso. Abbiamo appena visto Tony Sop defecare. Siamo all'ultimo giorno di Cracovia. Non c'è nient'altro da dire. Ora cerco. Siamo alla piazza medievale più grande d'Europa. Questo. 200 metri quadri. Siamo nel mercato delle pellicce. Però le pellicce non ci sono oggi. Siamo nel mercato delle... Abbiamo fatto anche un certo po'. Con la bandiera polacca? Non ce l'avevamo. Arcadius. E quindi il mercato delle pellicce. Adesso non sappiamo dove andare perché abbiamo visto tutto. Vabbè, il mercato dei tessuti. È chiuso oggi. Sono le pellicce. Sì, gli stemmi però belli, che si vedono dietro di me. Tutto a 135 metri, quindi al terzo livello dell'ascensore, e risaliremo in superficie. Lungo questi 2 chilometri, ho due consigli. Il primo è quello di toccare il sale più possibile, perché c'è una fica presenza dei naturi, se non della quale toccarlo. Il secondo consiglio è di... Siamo dentro le miniere con il nostro fotografo ufficiale, non si vede nulla. Che ci sta spiegando un pochino la proprietà del sale che manteneva questo legno, che è un materiale organico. Il sale la fa da padrone in questa miniera, che si chiama la miniera di... non lo sa tuttora. Da un giorno all'altro, sì. Sto toccando il sale, Tony. Appunto, le miniere di sale, i crudi veri e propri non esistono, ma il sale, essendo elastico, tende a racchiudere ogni spazio vuoto. Quando la pressione delle rocce diventa troppo forte, c'è il rischio che si crei le crepe. E poi sono le rocce a crollare, non il sale. Tony, metti la lista. 99,9% di una cifra. Ovviamente di sale puro non è così tanto, Questo è per il metano, in pratica loro cercavano i minatori di avvicinarci queste torce per vedere se c'è del metano e quindi sarebbe infiammato e di non esplodere. Non so se... Deve essere il pezzo forte della miniera di sale, questa grande sala, la quale non sapremo nulla perché ci siamo discostati dalla guida, quindi... Comunque la cappella... Sign King... Chapel, founded in 1896. Non abbiamo documentazioni, appunto documentazioni riguardanti la fabbrica. Oggi questo scalo è stato turistico. Stiamo lasciando Cracovia con questa musica malinconica di sottofondo, questo canto polacco. La balla un po' il cantarlo. La foto. I love Poland. I love Poland. Why?
And what's the name of this street? Krakowski w mieście. Krakowski. With all the fun. So, always call it the Arc of Triumph. Mm. Yeah, I know Paris pretty well as well. White and red. And how is the name of this square? Below Stadio. Okay, it's called Kazamkowo. It's like castle square. Dobra, zastanowię się, wyślij mi zdjęcie, które to się pojawić, ok? Cosa c'è nel bagno del mio host? Polar bear? Yes. No. Yes. It's for my video blog. I need video. Okay. So sometimes I do video photo. Of this bridge, of the architecture, of the highway, I don't know. This is not special. Yes, but if I don't like, I can cancel, no? It's better to have than don't have. So this is the Vista, the river? Yes. Oh. Video? I think, yes. I like this place, but I like this place only night. There. Then later I will go. Now we go to the. There is the stadium. Yes. Nationality. From Europe. Yeah, go. And now I drive slowly. Legge Varsavia. Qua Enrico non manca. Enrico? We call it Enrico in Italy. This beard are called Enrico. Enrico? Enrico? Like the royal bat. Royal lake. Royal Enrico. Enrico, Enrico. Oh. Enrico. Scoiattoli ti attaccano. Ah, che cazzo? Ma fattene via. Vuoi combattere? No. Sì. Oh, no. Enrico, aiutami tu. Manca che entrare e salire là sopra, ma è talmente grande non si capisce. Qua siamo contro la droga. Thank you.
Square, no? This famous mermaid. And the name of this river? Wisła. Hello, Stadio degli Europei 2012, European. The national stadium. So this is the festival of lights in the cemetery. Well, this is what I call it, but it's not really a festival. Yeah.
doggy. And this is brain of a monkey with onion. No, it's a beef. Beef. Ultima tappa di questo viaggio, Katowice, vediamo questo albergo, cosa si vede da... Beh, insomma, il grattacielo, penso sia tra l'altro quello più famoso di questa città, che penso in 20 minuti me la girerò tutta. Ah, va bene, dai. Chess. Quantomeno qui però... piccoli dettagli, eccomi, c'è puzza di merda, che schifo, danno l'acqua e i saponi e tutto quanto, siamo tornati in Europa. Sto facendo ruttare aglio, sono le 3:30 di notte e sto andando a prendere la navetta bus perché la prossima è alle 7:30, quindi mi vuole le 7:20, per cui c'è gente che gira per strada, ancora aiuto, devo filmarli. Go!
if I tell you true? When I came to Poland, I saw my car was stolen. It was my favorite truck. I said, Poland, kurwa!